tutti. Ciao Silvia, bentornata tra noi. Buongiorno. Come stai? Io sto bene, voi? Tutto a posto, grazie. Ciao Titti, come stai Titti? Ah, bene. Titti, salutiamo Fedes e salutiamo tutti quelli che ci seguono ormai ogni giorno su Telebari e Radio Bari e le nostre pagine Facebook, appunto con l'Inciardatano. Bene, oggi venerdì 5 novembre 2021. Il tema di oggi, 5 novembre, sapete qual è? Il fuoco. Pensate che in Inghilterra la notte del 5 novembre è conosciuta come la notte di Guy Fawkes. O giorno di Guy Fawkes. Notte del fuoco. Come diremmo a Bari Guy Fawkes? A Bari? Guy Fawkes, ecco. Praticamente. Guy Fawkes, vabbè, è a Bari, siccome è nato in Inghilterra. Allora, Notte del Fuoco è Notte del Fuoco d'Artificio. Si tratta di una commemorazione annuale osservata il 5 novembre, principalmente in Gran Bretagna. Ma cos'è successo esattamente il 5 novembre? Tutti quanti, mo state là, curiosi di sapere cos'è successo il 5 novembre. Bisogna tornare nel 1605, pensate un po', quando la corona inglese sventò un complotto, passato alla storia come la congiura delle polveri, organizzato per far saltare in aria il Parlamento e uccidere il re Giacomo Stuart e il figlio. Guy Fawkes, ovvero Fawkes come abbiamo detto prima, faceva la guardia ai barili di esplosivo. Ovviamente fu arrestato, torturato e giustiziato. E chi più ne ha più ne metta. In memoria del pericolo sventato, il re decise di celebrare il 5 novembre con fuochi d'artificio e presto diventò una festa popolare, quindi con il popcorn, con la Coca-Cola, le patatine. Ma non è vero, non è la sagra di paese. Ma come spesso succede nella storia, il significato si è progressivamente rovesciato. Guy Fawkes, da essere il cattivo della storia, è diventato un eroe, ecco. Così come succede spesso, insomma. Ecco. La storia è diventata leggenda. E la leggenda è arrivata fino al XXI secolo. Nel Regno Unito, il 5 novembre, è noto anche come la Bonfire Night, celebrata con fuochi e falò, dove a volte brucia un fantoccio che ricorda appunto Guy Fawkes. Okay, allora, in che modo ci colleghiamo? Voi sapete che, e lo faremo sicuramente nel periodo di carnevale, anche in Italia c'è questo questo voler bruciare il fantoccio. Il fantoccio. Sappiamo che accade con Sirocco a Bari, in altri paesi, in altre città, sempre per il carnevale accade che bruciano questo fantoccio, emblema del carnevale, infatti, degli scherzi, eccetera. E quindi non c'entra niente, infatti. Però è giusto e carino vedere un po' come vengono riprese certe tradizioni. Le domande che vi poniamo quest'oggi, esatto, sono le seguenti. Allora, avete mai partecipato a un falò? Vi siete mai innamorati durante un falò? Io lo so che ci sono moltissime coppie, che c'era quello con la chitarra che faceva sempre le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi... Le canzoni immancabili, appunto, ai falò, quali sono? E poi canzoni e film dedicati al falò e al fuoco in generale. Ne conoscete? E poi io ho aggiunto una domanda. Sì. Conoscete qualcuno che fa fuoco? Ecco. Tipo, vabbè, fa fuoco bisogna tradurre anche a tutti quelli che non sanno il significato. Fa fuoco vuol dire quello che accende i fuochi, quello che... Che appiccia, sì. Come si dice a Bari, quello si che, accende. Quello che si arraga facilmente, ecco, praticamente, con le persone. Se ce l'avete potete dircelo chiamando i soliti numeri telefonici 080... Potete denunciarlo apertamente al Ciardatano. Al Ciardatano. 080 501 46 68 oppure mandandoci dei messaggi vocali tramite WhatsApp, vocali 370 301 5353. Vai! Allora, io volevo dire una cosa, Renato. Il fuoco, il falò, sapete, no? Quando si dice che un amore può divampare, le fiamme della passione, le sono vampate, tutte un po' legate, se ci pensate, perché il falò sì è una cosa tra amici, carina, sì. Chi non ha partecipato a dei falò in gioventù, io c'ho un ricordo, Silvia, di un falò fatto a
a Torrecan molti anni fa. Sì, no, nel senso che noi facevamo questo falò quando all'epoca si potevano fare ancora. Si possono fare, ma bisogna pulire. Non è una cosa sbagliata. Ci sono spiagge libere dove è consentito, ma va fatta giustamente la pulizia dopo. Beh, insomma, noi facciamo questo falò nel senso che mettiamo insieme questi legnetti, accendiamo il fuoco e dopo un'oretta così andammo via perché avevamo sete, quindi andammo nella villa di un amico mio. Tornammo e trovammo delle persone lì sedute. Allora dicevamo, scusate, qui stavamo noi. Tu stai scritto. Chiaramente era un conte, quello che stava seduto, che aveva preso il posto nostro. Disse, vedi che qua stavamo noi, quindi non mi sembra normale. Oh, ci è, ci si tu, ci so io. Insomma, finì a bestemmie. E vabbè, questo è un ricordo bello che ho io dell'infanzia, io appunto dei falò. Invece un ricordo sentimentale, cioè tipo che stavi al falò ed è scattato un bacio. Il ricordo sentimentale è che siccome io per fortuna ho sempre saputo suonare uno strumento, quindi vabbè, in questo caso parliamo della chitarra, mentre stavo suonando così colà si misero insieme due amici miei. Quindi tu eri il classico che il al classico falò non rimorchiava mai, ma no, suonava la chitarra. Indovina quale canzone? Indovina quale canzone? Le Bionde Tre. Le Bionde Tre, c'è gli occhi azzurri e poi due arance ancor più rose e l'innocenza a furia di farlo. Allora aspetta, ti faccio dare una mano dal pubblico. Abbiamo bella calda chi è? Con il fuoco nelle vene la nostra Ellen. Vai Ellen. Buongiorno, buon venerdì, buon weekend. Allora Renata, io ti dico il falò di San Giuseppe. Brava. E quella di Cud, Siroc. Siroc, Cud, sì. Siroc, ci fa scambina, barretta. Ma tu hai mai partecipato a un falò tipo con tuo marito quando eri giovane? Con Jerry Lewis? Sì. Quando li facevano all'epoca, sì, era bello. E all'epoca, come si potevano fare? Che canzoni, Ellen, ascoltavi? Che ritornano. Ah, ho capito. Pure i giochi d'artifici, San Nicola, belli. Hai detto, Silvia? Certo. Ho detto, che canzone cantavi o ascoltavi ai falò? Una che ti è rimasta impressa. Una canzone che ti è rimasta impressa. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando. Va bene, ciao, Ellen. O falò, io lo facevo. Questa canzone. Ciao. Dimmi quando tu verrai. Giustamente la tradizione dimmi inglese. Quando. Cioè immagino già durante questo falò cosa dove. Dimmi quando tu verrai. Ma è la prima volta dimmi che sento quando. Vabbè, solo lei poteva stare un falò dove c'era questa musica. Va bene. Abbiamo un po' di messaggi. Già, vado, Titti? Già, nel posso? Frattempo qua non vedo più niente. Va bene, vai. Al buio, solo illuminati dalla fiamma. Vai. Fiamme negli occhi. Vai. Fuoco. Fuoco ne fuoco. E solecchie tundale me. Bella versione, che bel centone. Bel centone, bella. Una traduzione simultanea di una canzone famosissima di Eros Ramazzotti, dall'italiano al dialetto barese. Vabbè, abbiamo altri messaggi. Buongiorno amici, Pino da Bari. Appicciava fuori chi è quello che dite voi, mentre fa fuori chi è quello che deve fare tutto subito e lo fa male. Ciao, buona giornata. Il personaggio interpretato anche Piccia Fuoco da Gianni con la Emma, certo. Però Piccia Fuoco, vabbè, lì è stato affibbiato questo nome appunto a Gianni perché è un nome nostro, poi alla fine barese, anzi è un soprannome. Abbiamo una telefonata. Pronto, chi è? Buongiorno, sono Maria Teresa. Ciao Maria Teresa, buongiorno. Allora, come canzone del fuoco vicino ai falò, io ricordo E tu è sabato pomeriggio. Passerotto non andare via. Perché ti piace Baglioni? Sì. Ah, che bello, vabbè, è un cantante bello importante, insomma. Invece, un'estensione... come canzoni sul fuoco, ho sentito che hanno appena detto Fuoco nel fuoco. Di Ramazzotti, sì. E poi? E poi Fiamme negli occhi, che Silvia deve fare le fiamme verso di te. Le fiamme, quello non è Fiamme negli occhi, quello è...
e fumo negli occhi di Adriano Celentano. Renato la vuole svoltare a romanticismo, invece c'è. Maria Teresa vuole proprio che io ti bacchetti. Sì, il fuoco negli occhi, un po' come si usava una volta a dire, se tu dici tre parolacce ti metto il fuoco in bocca. Quindi immagino per quanto riguarda i film, più che altro io ricordo una serie sul fuoco, Chicago Fire. Brava. Chicago Fire. Proprio sui Vigili del Fuoco, infatti, me la ricordo, molto carina. Molto come serie. Bella. Sì, brava. Senti, ma tu ti, poi all'epoca sì, ti sei messa con tuo marito e avete mai partecipato a un falò? Sì. E la canzone che mi ha fatto innamorare qual è stata? No, vabbè. C'entra col fuoco? Perché sennò... No, la canzone che mi ha fatto innamorare di mio marito è True degli Spandau Ballet. True... E come fa? Cantacela. Dai, questa è troppo difficile. È che tante canzoni, proprio quella si è andata a prendere, quella vabbè, un po' più complicata. Quella è la canzone loro. Va bene, dai, va bene. Beh, grazie per averci chiamato. Eccola qua, eccola qua. Ma secondo voi al falò True l'hanno mai proposta o andavano sullo standard? Cioè Battisti? Eh no, chi sono le canzoni di... Ciao Maria Teresa, questa è per voi. La canzone si vale così. Però cioè, l'ha presa proprio dall'inizio. Poi, sentiamo, sì. 1, 2, 3, 4. Quante pomiciate vi siete fatti con questa canzone, quanti balli. Loro, no? E quanti falò. Loro, io no, io non... No, io con questa no. C'era una canzone, anzi, canzoni soltanto di... Ha detto Tiziano Marco Massi. Sì, one. No, solo lui solo Beatles. No, Paul McCartney. Una canzone So Bad, bellissima. Tutte le strade portano. Abbiamo un sacco di messaggi. Vai, ascoltiamo. E come canzoni sul fuoco ne ho una, ma è un derivato, quindi è il fumo, si chiama Fumo negli occhi del maestro Franco Staco. Franco Staco, Fumo negli occhi. Buongiorno Renato, bentornata Silvia dalla Casa Malata, sono Pietro da Bitetto, buongiorno amici del Ciardatano. Io ricordo con immenso piacere i tempi dei campeggi, quindi vi parlo degli anni 90, dove con gli amici facevamo i falò, dove avevamo la chitarra, dove conoscevamo quattro accordi di Sol, Re, La minore e Do, e facevamo tre quarti del repertorio musicale italiano. Bravo. Ciao a tutti e buon appetito. Oppure col giro di Do, che poi volevi dire stiamo là. Qual era la canzone di Franco Stacco? Fumo negli occhi, ma non è di Franco Stacco. No. Celentano l'ha fatto. Celentano. Fumo negli occhi. No, io non piango, sai. Che in realtà la rivisitazione di Smoke. Di Smoke in Your Eyes. No, Smoke in Your Eyes dei Platters. Amici ascoltatori, ecco qua oggi. A me fa ridere questa cosa, che non poteva mai succedere che Mike Buongiorno presentasse ai Platters. Amici ascoltatori, ecco a voi i Platters. Vado. E uscivano Kid da Taxi. Io non piango, sai, ma è soltanto che... Ce l'abbiamo? Sì. Allora, credo ci sia una telefonata. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Ciao, sono Don Francesco Pio. Caro, ciao, come stai, Don? Beh, da prevet, come si dice in questi casi. Da prevet. Il bello tuo, sai qual è? È che non fai pesare il fatto di essere prete. Perché dovrebbe pesare? No, perché ci sono molti preti Kiangun, nel senso che dicono di essere preti, quindi uno teme il fatto di andare dal prete. Vabbè, Renato ha evidentemente dei problemi legati all'infanzia e al suo rapporto con il clero. Certo, non lo so, certo, l'avranno sgridato, perché evidentemente dava fastidio durante più le che celebrazioni. Clero, direi cloro. Il cloro. Benissimo. Dici, allora, ma dopo Renato, questa esilarante io sono sempre stato prete, sai? Com'è? Io mica sono sempre stato prete. E certo, sei diventato. Sono diventato minore a 28 anni, ho corso persino il rischio di sposarmi, per cui... Ah sì? Addirittura. Sì. Ma poi ti sei fatto prete perché è andata male con la zita. Ma che domanda? È una domanda. No. Sono io che sono lasciato la bagnetta. Allora,
c'è da dire che io mi posso permettere di scherzare con Don Pio. Posso chiamarti Don Pio? Perché Don Pio? Sì, in seminario mi chiamavano tutti Don Pio perché Francesco Pio parlava lungo per loro. Bravo, infatti, togliamo i Francesco e mettiamo Don Pio. Va bene. Mi permetto di scherzare con lui perché ci conosciamo, quindi... che poi più che scherzo diciamo che sono fatti veri, no? Allora, sì, dai, dici, allora c'è un motivo per cui Don Pio ci sta chiamando. Ieri ha ascoltato la puntata e aveva una storia da raccontarci. Vai Don. Sì, c'è una storia sul generale Cadorna che dopo la disfatta di Caporetto stava seriamente pensando al suicidio, tant'è che aveva dato ordine ai soldati che piantonavano la sua tenda di non far entrare nessuno, aveva già la pistola preparata. Ma a un certo punto vede entrare un frate nella sua tenda, un frate giovane, che lo fa desistere dall'insano gesto. Quel frate poi sparisce nel nulla, anni dopo sente parlare di Padre Pio. Ah, vedi. Incuriosito va a San Giovanni Rotondo per vedere chi fosse questo frate e riconosce il frate di quella notte. Padre Pio gli fa uno sguardo d'intesa e poi gli fa: generale, ce la siamo passata veramente brutta quella notte, vero? Immagino. Ho i brividi. Sì. Quindi in realtà aveva incontrato Padre Pio. Sì, grazie, perché è una bellissima storia. Una bellissima. Senti, storia. Quando vieni a casa a mangiare? quando vuoi, io mi devo organizzare un pochettino con gli impegni dell'anno pastorale. Perché Bari non è dritta a casa, sono a casa mia qua. Vabbè, ricorda dove ti trovi. Se c'hai qualche pecora in più, se hai qualche pecora in Po. Ah, arriva del Po. Quindi se hai qualche pecora in più, portala. Ma perché? Capito? Che ha parlato di pastorale. Allora, va bene, grazie. Come fa la pecora, Renato? Una cosa sul tema di oggi. Come, scusa? Ne approfitto per dire una cosa sul tema di oggi, sul 5 novembre, le fiamme, eccetera. Certo, sì. Ci sono due film, uno è Il fuoco assassino, con Robert De Niro e William Baldwin. Sì. E un altro che non è direttamente legato al fuoco, ma la data 5 novembre, è V per Vendetta. È vero, infatti, è vero, bravissimo. Grazie Don. Cosa? No, e oggi diciamo che le sedie sono finite con la roba da stirare, perché sono state stirate tutte. Va a voi, ci vediamo, ciao caro, bene, un abbraccio. Ciao ragazzi, un bacione. Ciao Don. Allora, Silvia. Abbiamo un po' di messaggi, Ren, strangio, perché sono arrivati parecchi. Vai. Ciao Silvia, ciao Renato. Beh, io episodi che riguardano il fuoco non me ne vengono in mente, però mi viene in mente la canzone di Celentano, Fuoco. Fuoco. Sono Francesco d'Andria. Abbiamo ciao. Capito, sì. È un po' come quei due sposini storici pugliesi. No, è stato un fumo. è stato un po' come un fumo. Che poi credo non si sono mai sposati. Oppure si sono sposati, ma poi si sono lasciati. Vabbè, questo non la so la storia, non la no, so. È possibile, non la conosci, no, Silvia. Conosco, no, ma non ricordo. Dai. Cioè, non so l'epilogo. Vado con l'epilogo. I messaggi. Vai. Sono Matteo da Bari. Ciao Matteo. Niente, io ricordo un falò fatto al Metaponto quando eravamo in campeggio, una ventina di anni fa. Niente, c'era pure quel gioco che facevamo della bottiglia, un gioco da un bacio, simpaticissimo, praticamente. Niente, erano bellissimi anni. Sono tre nudi che ha detto. Se ricordo bene, un film che diciamo fa riferimento a un falò. Qual è? Dovrebbe essere Sapore di mare. Bravo, sì. Una sì. giornata. Bravo. Sapore di sale. E niente, sapore di mare. E niente, che hai sulla pelle. Che messaggio, hai sulle labbra. messaggio. E niente. Buongiorno ragazzi. Ciao. Sono Vito da Giovinazzo. Vito. Beh, una ciao, canzone Vito. Da cantare tutti intorno ad un falò è la bellissima canzone degli 883 di Max Pezzali, Come mai. Bellissima canzone. Come mai? Poi se vogliamo citare un attore che impersonava un picciafuoco, un ricordo va a Gianni Colaiemma. Certo. Un abbraccio Gianni, che salutiamo. Buon fine settimana. Salutiamo perché so che ci segue. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. La sa. Seguirti fino alla sai, Vedere dove vai. Mi sento un po'. Basta. Messaggio. Abbiamo messaggio. Vai.
Ciao Renato, ciao Silvia. Egno da Foggia. Buongiorno a tutto lo staff del Certatano. Grazie, Giovanni. Sono Egno da Foggia. Ricordo con molto piacere la canzone Diamante di Zucchero, che dedicata, insomma, alla nonna. Dava comunque un'atmosfera molto molto bella. Non so se ve la ricordate. Certo. Ciao, un abbraccio. Certo. Respirerò l'odore dei granai e tutti quelli che ci seguono sopra tele pari. Il Certatano va in onda tutti i giorni. Ah, devi fare questa cosa. E poi stanno quelli che chiamano e dicono i fatti. Andiamo sull'accendino per fare. Abbiamo sopra la Maddalena. Me fa tutti a fare la pasta. Va bene. Vai. Allora, dopo questo momento di altissima televisione, continuiamo con i messaggi. C'è questa è la canzone di Franco Stacco. Fumo negli occhi, si stato per me, ingenuamente mi fatto cadere, nata notte d'amore passata con te, credo sto cuore impazzuto per me. Ciao ragazzi, ciao, sono Rosanna. Grazie, questa è dedicata, brava, a Renato. Ma grazie, grazie, no, la conoscevo. Titti, possiamo scovarla, quella originale, non quella non cantata. Non la trova. Non la trova. O si rifiuta, non lo so. Forse buongiorno Silvia, buongiorno Renato. Ciao. E buon venerdì. La canzone che riguarda, come ha il titolo, Fuoco, è quella di Celentano. Se Fuoco la potete far ascoltare. Che si intitola Fuoco? Giusto? Grazie. Grazie a te, grazie per averci chiamato. Ma quanti messaggi, va? Buongiorno Silvia, buongiorno Renato, sono Michele da Bari. Michele, dici. Allora, volevo riprendervi solamente su quanto avete detto prima, sul significato di Faf Wake. In realtà, da quello che so io, essendo nato anche alla città vecchia, Faf Wake non è colui che accende la fiamma, che vuole litigare, si arrabbia. Faf Wake è un cristiano che dice dice, non faccio meno. Ah, questo è se non fa fuoco, parla e parla, non faccio meno. Questo è il significato che io conosco. Cioè, tutto fumo e niente arrosto. Per quanto riguarda invece le canzoni che si cantano spesso al falò, l'avranno sicuramente citate, sono La canzone del sole, Battisti, di Lucio Battisti, certo, e poi Azzurro di Celentano. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me, che poi non è di Adriano Celentano, lui l'ha interpretata, ma l'autore della canzone è il grandissimo Paolo, Paolo Conte. Che si sappia, che si sappia. Che poi, vabbè, sono che non sappia, non ce ne frega nulla. Vai, buongiorno, chi era? Buongiorno, sono Teresa Mola di Bari, Smoke It in Your Eyes. Mola! E Baby You Can Light My Fire. Baby You Can Light My Fire. Fuoco nel fuoco di Ramazzotti. Fuoco nel fuoco. Poi? Abbiamo altri messaggi? Sì, sì, stanno. Buongiorno ragazzi, sono Piero da Trani. Piero, vi racconto l'ultimo falò mio e di mia moglie quest'estate, luglio, fine luglio, compleanno di un nostro amico, decidiamo con altri amici di festeggiarlo in spiaggia, facendo un falò in spiaggia. Beh, praticamente quelli da un lato che rincorrevano i figli, quelli da un altro lato che rincorrevano altri figli, chi stava su WhatsApp, chi, la coppia che litigava, i bambini che sono finiti nel fuoco, ma di andarcene, perché che cacchio era. E erano i falò di una volta, a strimpellare e a cantare questo piccolo grande amore. Ciao ragazzi. Che immagine triste, no, vabbè, quello infatti che ha vissuto. Mi manca da morire questo piccolo grande amore. Adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo grande amore. C'è da dire che il pezzo di Baglioni è assolutamente la descrizione di un
amore estivo che brucia proprio nei falò, nelle giornate, nelle calde sere d'estate. Questa, ma pure questa. Quel gran cenno del mio amico, lui saprebbe come fare. Vabbè, mo tutte le affari. Sì, aspetta, sì, aspetta, com'è che l'ho presa? Sì, viaggiare, evitando le buche più dure. Na 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 na, le mie paure. Oppure, cosa dico? Avendoti una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita che sia di tutti i giorni sconosciuta. Oppure, come prima, questo prima, solo i falò dove suonavi tu, Ma sai quante femmine, quante coppie si sono innamorate? Per la vita, specialmente quando faccio per la vita. Quante femmine si sono innamorate, capito? Di me. Per la vita, yeah. La mia vita, ti da da. Oppure. Bel testo. Io che andavo per le strade dei quartieri. Io con un penale tutto da pulire. Vivo la vita così alla giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che il sorriso mi fa. Di quelle, ma è bella stasera, me va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Da, 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 da. Dai, tutti insieme a fare i falò. Che falò pure in casa si possono fare. No, non è vero, però non fate stare, queste cose, per favore. Pronto con la pompa, con l'acqua, perché sennò poi si accende tutto quanto. Messaggio promozionale del Ministero della Salute. Non ascoltate i consigli di Renato Ciardo. Grazie. Sì. Va bene, va allora, bene. Allora, sono arrivati avanti. Nel frattempo vari messaggi. Paolo, ascoltiamo. Comunque, non ho vinto niente. Chi è? Mannaggia. Paolo, che Paolo. Vuoi un premio? Dove sta? Allora, possiamo darti i capelli della spazzola di Alessandra Bucci, se vuoi, va bene? Li raccogliamo nel weekend e poi glieli diamo a Paolo. Sappi che hanno un valore quei capelli, almeno 20 euro l'uno, 20 euro a pelo. Messaggio. Sì, ascoltiamo. Salve ragazzi, sempre Pino da Bari. In merito agli sposini pugliesi, c'è un video su YouTube dove dopo 20 anni si sono reincontrati, quindi chiaramente non si sono mai sposati. Vedi. Ciao, arrivederci. Perché quello è stato il fumo, capito? Sempre Pino da Bari, io citerei due film, o meglio una serie e un film. La serie è 911, bellissimo, l'ho visto e mi è piaciuto. E il film L'inferno di cristallo, è da vedere. Bravo, ciao signori, arrivederci. L'inferno di cristallo, uno dei tre film della serie Die Hard con Bruce Willis. Beh, in effetti sì, L'inferno di cristallo. No, Silvia, lui parlava, si riferiva al primo film dove c'era Charlton Heston. L'inferno di cristallo, certo. È un film precedente, quindi Die Hard. E credo fosse degli anni 80, fine anni 70, se non vado errato. Perché non Die dire Hard fesserie. Diceva una cosa, c'era qualcosa, un altro forse film. Trappola di cristallo, non ricordo bene. L'inferno di cristallo, c'era un incendio nel film, non c'era so un se incendio te con Charlton Heston, l'attore che indimenticabile, che ha fatto Ben-Hur, Mosè. Avete ragione. Io ricordavo invece Le fiamme in questo palazzo di cristallo del 74. Del 74. L'inferno di cristallo, vedi, poi Titti, io mi riferivo alla Titti, che è uno che butta le fiamme e alla fine, questo è un altro modo di dire, mo c'ha menco. E ci sono le fiamme. Dobbiamo andare, no? Dove? Andare? Pubblicità? Andiamo, pubblicità. Andiamo, no, andiamo, che non andiamo. Ce l'ho. Ciao, pubblicità, ci vediamo tra poco. Dai. Il ciardatano. Il
ciardatano. Eccoci tornati al ciardatano. Allora, 080 501 46 68 e 370 301 5353 per parlare con noi. Di falò, di fiamme, canzoni di sul fuoco. Di fuoco. Hanno fatto anche delle trasmissioni sulla cucina. Fiamme e fuoco. Fuoco e fiamme, è vero. Fuoco e fiamme. Dove sì, si parla appunto, perché uno deve cucinare. E dove cucina se manca il fuoco? Cioè, crudo da mangiare? No, si mette sul fuoco. Benissimo. Abbiamo dei messaggi, caro Renato. Giussi? Giussi? Come facevi a saperlo? Perché mi ha scritto 26 volte. Vado. Ha scritto qua, sono Giussi, ho mandato 26 ciao. Messaggi. Vado. Ciao Silvia, bentornata, ciao Renato, ciao Titti, ciao Fedez, sono Giussi. No, vi racconto questo fatto delle fiamme, però poi non dovete dire che succedono tutti a me. Beh, fammi sentire. Quando avevo, insomma, 15-16 anni, come i siedi? La mia famiglia accelera il campo, esce Venerdì Santo, la processione dei misteri, ha proprio delle grandi statue che porta in processione. Ma... E si usava a fare così che le ragazze andassero a portare la candela vestite di nero, no? Però no, come le sette sataniche. No, portassero normale. La candela in processione. Certo. Con i portatori invece gli uomini che portano il santo. Sta la mia sorella dietro a me, io davanti a lei, quella per fare carte con il ragazzo che portava il santo dietro, si gira con la candela. Mi fa una fiammata, io avevo i capelli lunghi fino al sedere, si incendiarono i miei capelli, lo dico, vabbè, però non c'è niente da ridere. E dovete immaginare le persone che quando videro la fiammata rimasero con i segni di croce a metà, che noi stavamo sotto la croce, chi clavano in testa, chi giù, chi a destra, chi a sinistra. E arrivò mia zia, che dandomi gli schiaffi in testa spense le fiamme. Come se la mia testa fosse un Super Santos. E da quel giorno ricordiamo questa giornata chiamandola Super Venerdì Santos. Super Venerdì Santos, brava. Quando penso alle fiamme mi viene in mente un film bellissimo, si chiama Dogville, dove non c'è scenografia, non c'è nulla, molto grottesco, veramente molto bello. Sta il cane nella villa. Dove l'unico elemento scenografico... Che cos'è? È questo incendio alla fine, quando lei si vendica, quindi la sua vendetta è data da questo incendio finale, molto bello. Giussi, mi hai ricordato testé Aurora, il capolavoro di Mike Flanagan, che insomma potete anche vedere in streaming, Midnight Mass, dove appunto c'è alla fine un fuoco che purifica un po' tutto. Vi lascio così nel mistero misterioso. C'è sempre un discorso di incendi. Silvia, e invece ti ricordi quella scena famosissima durante un concerto di Michael Jackson? Ma che poverino, ma non è che... No, cadde un faro. Cadde un faro. E si incendiò parte della... Del e una scintilla Jackson. Fece sì che si incendiasse... la capa. Sta pure... Sì, è successo anche qua, Telebari. Biagio Antonacci. È successo pure un concerto a Fasano, uno dei primi concerti di Biagio. Sul palco lui aveva questa bandana che si attaccava nella tasca del jeans. Ce l'aveva appesa. C'era un momento in cui si è praticamente piegato verso il pubblico a terra, no? Sì. Un po' seduto sulle gambe. E si era seduto sfortunatamente su un faro, che allora non erano a LED ma erano abbastanza caldi. E il fazzoletto prese fuoco, la bandana prese fuoco e ci fu un attimo di panico sul faro. Mamma mia, poveri. Vabbè, capitano queste cose. Io qua. Al posto suo avrei detto rock and roll e poi sei io, sei lei. Infatti. Lei ha la bandana, certo. Versione rock. Abbiamo dei messaggi. Non telefonata, vero? Telefonata. Pronto, chi è? Ciao! Oh, Chicca, ciao! Ciao, Chicca! Allora, ciao, Silvia, bentornata! Grazie! Chiaramente tu avrai un brano cantato da Gigi D'Alessio dove parla di fuoco. No? Allora, io di falò, io non ho mai partecipato a un falò, però degli amici miei, quando andavano ai falò, cantavano sempre Alba Chiara. Certo, infatti, che è un classico. E poi? È una, visto che avete citato Baglioni, cantavano anche Avrai. Avrai la stessa mia triste speranza. E poi vai. E non me la ricordo. Vabbè, Chicca, tu solo i brani di Gigi D'Alessio. Anzi, no, Mag Kids al cord. No, e Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio, dai, ce l'ho una di Gigi. All'interno.
all'interno della canzone Como suene corazon, ah, che dice besame siente como suene corazon. Poi il suo sorriso delle labbra mi fermò. Non era un angelo, ma fosse un diavolo. E poi? E quella notte del fuoco il mio cuore con lei si bruciò. Brava Chicca. Grazie. E adesso Chicca viene qui da Barletta. Va bene, Chicca, grazie. Ciao. È un film. Che non me ne vengono in mente, però mi sono divertita sulle canzoni. Va brava, bene, va brava, bene, brava. Va grazie, bene. Ciao Chicca, da ciao, tutti, ciao, 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 ciao. Allora, Renato, sì, io direi che possiamo dare un'anticipazione ai nostri amici. Allora, a voi piace cantare, a noi piace ascoltarvi cantare. Sì. E vedrete che a breve vi faremo partecipi di una bellissima iniziativa, ne parleremo per bene lunedì, sì. Vi anticipo soltanto, vi do degli indizi, un po' come facciamo per il Ciardarebus. Infatti. C'è la nostra squadra, c'è Telebari, c'è Radio Bari, ma non solo, c'è anche Puglia Promozione, mm-hmm, e ci sono dei teatri. E degli ospiti. E ci sarete voi, ovviamente ci saranno degli ospiti, e sarete voi i protagonisti. Certo. Con noi. Vogliamo dire, vogliamo dire altro? Vogliamo dire altro? No, sì, no, diciamo, dici? Poi tutto lunedì per bene. Che ne, quindi, pensi? Ci potremo vedere dal vivo. Dal quindi vivo. Conoscerci. E poi ci potrete vedere anche in diretta streaming, ovviamente, sito, certo, di Telebari, Facebook, eccetera, e poi in TV. Vogliamo dire già i nomi delle città? Allora, quindi vogliamo dire tutto. Eh sì, vabbè, dai, saremo sicuramente, avremo questo piccolo tour, sì, per il momento piccolo, però insomma bello corposo. Poi non si sa, non tre si sa. Tre tappe di questo tour, dal nome appunto Canta Tour, che ovviamente il tour di Radio Bari e Telebari come partner. Canta Tour Ciardatano Live Edition. Edition, esatto. Titolerà. E ci saremo ovviamente noi, la nostra squadra esattamente come la vedete. Quindi e io, Silvia, Titti, Fedez starà, sì. E Fedez, poi parliamo con Fedez, parliamo con ci Fedez. Sarà sicuramente se anche Paolo. Se ci fa un prezzo Paolucci. Buono viene pure Fedez. Allora smettila Renato di dire queste cose. E forse ci sarà anche Maddalena Mazzitelli. Vabbè, Maddalena verrà sicuramente, però dicevamo che questo tour vi potrete poi prenotare per partecipare attivamente. È gratuito. I teatri, sì, sono quello. Partiremo il 19 di novembre, dove Renato? Ad Alta? Ad Altamura. Quindi cominciamo con Altamura. Con quindi Altamura. Tutti quelli che abitano ad Altamura possono già. Al teatro? Al teatro di Altamura. È il Teatro Mercadante. Il Teatro Mercadante di Altamura. Sì, sì. Poi vi daremo tutti i dettagli, vi diremo tutto per bene lunedì. Però io voglio dire una cosa, voglio dire una cosa. Sì. Altamura. Molla di Bari. E Bitonto. Esatto. Queste sono le tre tappe del. Quindi cercate appena vi diamo lo start dal sito poi di Telebari, vi potrete prenotare e potrete venire lì, sarete scelti per cantare. Noi certo vi prenderemo tra il pubblico e vi faremo cantare dei pezzi bellissimi pugliesi, di artisti pugliesi. È normale, perché se no potevamo fare un'altra cosa, invece no, dobbiamo mettere in mostra tutti i nostri talenti che sono nati in Puglia. Insomma, negli fa anni parte di questo progetto, il patrocinio, quindi fondamentalmente è assolutamente. Quindi mettetevi già come vi dovete mettere. La prima tappa, abbiamo detto prima, il 19 di novembre ad Altamura, al Teatro Mercadante. Da lunedì vi diciamo anche come potete prenotarvi ed essere lì con noi e tutto il resto, fino a esaurimento ovviamente posti. Vabbè, mo basta. Basta, mo basta, andiamo avanti con la puntata. Vai. Telefonata. Telefonata, pronto, chi è? Senti Renato, intanto dimmi. buongiorno a tutti. Buongiorno. E lo staff. Ah, grazie. Sono Tonia Fox. Vorrei dirti una cosa. Dimmi. Forse non serve molto in questa puntata, però ho sentito parlare Fafuek, siccome io sono della città vecchia, sì, io capisco questo, cosa voglia dire. E cosa vuol dire? Ai tempi miei si diceva a qualcuno che voleva fare tutto in un momento
e magari sbagliava, e quello noi lo chiamavamo Fafuake. A proposito di questo, io volevo dire un'altra parola che non ho sentito male mai, è una parola di Bari vecchia. Qual è? Si dice a Kremneshan. Tu l'hai mai sentita questa parola? Com'è? A Kremneshan. Kremneshan. Che significa? Esatto. Kremneshan, al massimo. Kremneshan. Ora, ascolta, Kremneshan. Non so se ho capito bene, ma mamma la diceva quando suonavano le campane. Diceva Kremneshan. Kremneshan. Ci ho pensato, ci ho ripensato. Alla fine ho capito questo, se è così, cioè che vuol dire comunicare, cioè la chiesa quando suona ti comunica che c'è una cosa, messa, c'è qualcosa. Ho capito. Non so se io l'ho capita. Se hai capito bene il senso, esatto, della parola. Perché è una parola che non ho sentito mai dire da nessuno. Mamma la diceva. Ho capito. Allora sta comunicando, penso, praticamente, no? Sì, sta comunicando, esatto. Ho capito. Io va bene. Ho capito dopo tanto tempo, però non so se vada bene. Comunque, scusami. No, no, hai fatto benissimo. Hai fatto benissimo. Perché anzi, chiediamo, chiediamo alle persone che, voglio dire, avranno sicuramente un'età, che cosa significa? Cioè, significa, esatto, veramente sta comunicando? Stiamo comunicando. Okay. Qualcuno che lo sa, insomma, che l'ha sentito dire a sua volta e sa qualcosa in più. Grazie. Va bene, eh? Grazie, grazie mille. Grazie, ciao, a ci voi vediamo. Del, ciao. Non so, del tempo che ci date per la compagnia, ecco, grazie. Grazie, ciao, ciao, grazie, ciao, ciao. Grazie. Vedi, io credo che Federico, facendoci squillare, ci sta Kremneshan qualcosa, che la pubblicità esatto, che non ha mangma pubblicità smanisce il ciardatano. Il ciardatano. E venne il fuoco che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il nonno. Angelo Branduardi. Questa canzone mi ricorda un po' quello che accade a casa mia tutti i giorni. Sì, il gatto che si mangiò i croccantini del cane, anzi no, il cane che si mangiò i croccantini del gatto, e il gatto si incazzò col cane, già nonna ciambat un bacio, e il cane che se ne andò a quella parte, si sdraiò sul letto, e jeb mazzat. È un po' quello che succede, giustamente, come hai detto tu prima. Generalmente in questo giro c'è anche Renato, certo, ci tengo a precisarlo. Va bene, allora stiamo parlando del fuoco. Renato, te la ricordi la versione che scrivemmo della Fiera dell'Est? Sì, era... La dobbiamo proporre, rifare. Dai, lunedì, ti ricordi di portare il testo? È da molto che non la faccio, specialmente nelle serate mie. E finiva bene per Renato. Sì, se non ricordo. Però era sulla suocera. No, non era sulla suocera. Anche. No, ma la memoria. No, ma infatti, io ho detto prima, sono mesi, anzi, sono anni che non la faccio. Va bene. Allora. Abbiamo messaggi? Tantissimi. O possiamo dire i fatti dei film? Tantissimi messaggi. E vorrei ricordare agli amici da casa che il numero 370-301-5353 va bene solo per messaggi vocali. Quindi non scrivete, ma no, lasciateci la vostra voce, buttate la voce. Questo è il momento dell'ottusangolo. Va bene. Vai. Ciao Renato, ciao Silvia. Ciao. Allora, sei? In realtà, guardando la maglia di Renato, mi viene in mente una scena di Freddy Krueger, Nightmare, una scena in cui ci sono parecchie fiamme. Invece per quanto riguarda la musica, quindi una canzone, l'ultima canzone di Coma Cose, Fiamme negli occhi, portata all'ultimo Sanremo. Bella, resta qui almeno un minuto. Se ti sposti di là quella parte, io ti prendo l'imbuto.
Questo è il senso della delle parole, sì, che sì, hanno così un peso nella vita. E ti sposti da qui a quella parte, io ti prendo l'imbuto. Perché? Non si sa. Non si sa. Io volevo dire comunque alla gente da casa che il numero 370-301-5353 è solo per messaggi vocali, neanche i link. Perché stanno prenotando già, no, già ci la stanno mandando dei link. Ah, dei link. E perché? Non lo so. Così, non vogliono lo so, io mandare una canzone. La partecipazione, però. Sì, sì. Vocali. Va bene. Siamo vai, d'accordo? Vai, ce la messaggi possiamo fare? Sì, eh? Sì. Vai. Poi volevo dire una cosa a Renato, lui sicuramente l'avrà vissuto suonando la chitarra. Noi in un certo senso, perché mi metto anch'io in mezzo perché suono la chitarra, quando partecipiamo ai falò oppure ad esempio anche alle feste a casa, capita che tutti incominciano a dirci: fai, mi suoni questo? Mi suoni quella canzone? Ehi, allora, poi incomincia a suonare, sì. Ovviamente le altre persone cercano di cantare insieme a te, ma la para ora non se la ricordano. Sì, infatti. E poi succede che mentre stai suonando, suonavano tutte, talassano come nazi di ciechi. Dimmi se ho ragione, Renato. Guarda, a me personalmente non mi è mai capitato. Anzi, molti venivano, cioè invitavano me per primo, per i falò, e il bello è che me lo chiedevano tutti fem. Signore e signori, Renato nell'angolo in cui si ama moltissimo. No, è un fatto vero. Comunque Silvia, volevo dire un ti fatto. Lasciamo da solo. Questa maglietta a me personalmente non ricorda soltanto Freddie Mercury, ma mi ricorda il gondoliere. Perché a Venezia, se ci fate caso, ci sono tutti questi gondolieri che hanno questa maglietta. Infatti c'è stato uno che me l'ha chiesto in prestito ieri. Ciao Paolo, benvenuto. Allora, tu sei il Caronte dell'amore? Sì, sì. Eh? Sei il Caronte dell'amore? Certo, sono il carontone dell'amore. Paolo sembra che è uscita a pulpo, perché c'è il cappellino allora, di un pescatore. Allora, per chi non lo può vedere in questo momento, fortunatamente, c'è Paolo che si è affacciato per salutare ed è effettivamente conciato. Ecco, sembra un pescatore. Paolo, eccolo, o pescatore che pesca. Mostriamo Paolo. Da dove grazie vieni? Ecco, mo sembri E.T. Vabbè, siamo a Nanz, dai, andiamo avanti. Anche adesso un grande momento di televisione. Ecco. Eccolo. Chi è? Andiamo con i messaggi. C'è anche il telefono che si ho sentito, però infatti possiamo fare una cosa alla volta. No. Ciao Renato, sono Nicola De Libertà. Ciao Nicola. Il film che parlava del fuoco è Fuoco nella stiva, però non mi ricordo gli attori. Comunque vi saluto tutti e saluto la mia compagna Tonia. Ciao, ciao, buon pranzo. Ciao. Grazie anche a te. Abbiamo una telefonata? Ho sentito sì, squillare il telefono. Buongiorno, sono Ehi. Aspetta. Più che il gondoliere, sembri Freddy Krueger. Beh, mo so dite. Buongiorno. Abbiamo un altro messaggio. Nato, ma quella che c'hai oggi, la maglia del pescatore o la maglia del pigiama? Però le femmine lo invitavano a? Lo invitavano a? A? Al falò? Soffo. Hai una telefonata? Pronto? Forte. Pronto? Chi... Ciao, chi sei? Carissima. Chi sei? Io sono Jerry. Jerry, beh, ciao. Io Jerry volevo fare un appunto sul falò. Io ricordo diversi falò, tra cui addirittura c'è una c'è pull portone. Perché? In dialetto barese. Perché? Poi si accendevano i portoni. Io poi ovviamente vi faccio un saluto particolare, particolarmente un saluto a tua moglie che è rientrata. Grazie. Un'altra cosa, poi io questa cosa io la vado a divulgare come programmazione. Sì. Quasi per dire a questo amico, ma tu vedi che c'è Natale? Dice, no, ci mi deve. Allora dice, ma tu si proprio una capa lampadina fulminata. Una testa di lampadina fulminata. Grazie Jerry. Lo so. Grazie, lo so. Grazie, ciao. Allora, Jerry, meno male che ci sono queste telefonate che infatti ci riconnettono un po' con la realtà e quindi andiamo avanti con i nostri messaggi. Il primo Die Hard era Trappola di cristallo. Durant. Sì, è vero. Comunque, ragazzi, un'altra canzone da falò, ovviamente, con sì, dove non può mancare. Apri sa fornacella, salzizio di Merid. E qual è? Questa. Ce la fa dal vivo con la chitarra? Sì. Giustamente, pupo. L'impegno! Allora, sbatto l'accordo. Sbatto l'accordo, sbagliando gli accordi. Dove si va?
Ma come l'ha presa, scusi? L'ha presa male, secondo me. L'amore qua e là, su di noi nemmeno una nuvola, su di noi nemmeno una favola, su di noi se tu vuoi volare. Dobbiamo chiudere, Renato. Dobbiamo chiudere, va bene, vi lasciamo sempre come ogni giorno con gli abbattuti. Ci vediamo lunedì. Mi raccomando, sotto sotto e buon fine settimana. Ciao, ciao, ciao. Questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Farmacia Cavallo.